Alla domanda che cos'è il cancro, molti studiosi fanno ancora fatica a dare una risposta. Con il termine cancro, infatti, non si può indicare un'unica patologia, bensì diversi tipi di malattie che si generano per cause diverse e che colpiscono a loro volta organi e tessuti differenti. Ci sono comunque alcune proprietà e caratteristiche che ci permettono di definire in modo comune tutte le forme tumorali. Possiamo dire che è in corso una neoplasia, ovvero la formazione di un tumore, nel momento in cui una cellula difettosa inizia a duplicarsi incessantemente, dando vita ad un numero enorme di cellule con lo stesso difetto di regolazione, che non permette ai geni controllori di impedire la sopravvivenza di cellule tumorali. Va comunque fatta una distinzione fra tumore benigno e tumore maligno. Nel primo caso, infatti, la concentrazione delle cellule neoplastiche rimane confinata all'interno dell'organo in cui si sviluppa, senza dare origine a particolari complicazioni. Al contrario, un tumore maligno tende nel corso del tempo a staccarsi dall'organo di appartenenza, per invadere i tessuti adiacenti, fino a compromettere organi vitali come il fegato, i polmoni o il cervello, con conseguenze irreversibili. Questo processo prende il nome di metastatizzazione e le metastasi rappresentano la fase più avanzata della progressione tumorale, oltre che la causa reale dei decessi per cancro. Sappiamo ormai che il cancro origina da un accumulo di mutazioni, ovvero di alterazioni dei geni che regolano la proliferazione e la sopravvivenza delle cellule, la loro mobilità e la loro adesione. In molti casi, le mutazioni geniche che comportano la formazione di neoplasie sono dovute ad errori nel meccanismo di replicazione delle cellule, indipendentemente dall'ambiente esterno. Tuttavia, nella maggioranza dei tumori, le alterazioni dei geni responsabili della malattia sono dovute a fattori ambientali, come la prolungata esposizione ad agenti cancerogeni, quali il fumo, le radiazioni, altri agenti di origine fisica e chimica, ma anche ad una dieta squilibrata. Ma vediamo più approfonditamente quali sono le principali cause dei tumori e se esistono tumori legati a sostanze direttamente presenti sui luoghi di lavoro. Lo chiediamo al dottor Lanfranco Luzzi, medico e direttore sanitario. Parlando di agenti causali, noi possiamo dire che abbiamo fattori di rischio che sono sia ambientali che a livello del lavoro dove ogni persona svolge quotidianamente le sue attività, e sono principalmente agenti fisici, agenti chimici e anche biologici. Tra gli agenti fisici noi possiamo parlare di radiazioni che sono radiazioni ionizzanti, quelle che danno la ionizzazione cellulare e quindi vanno a determinare dei gravi danni a livello del genoma, ma abbiamo anche le non ionizzanti, che sono le onde elettromagnetiche, quelle dovute per esempio alla ripetizione per la telefonia, per i telefoni cellulari. Tutte queste possono determinare anche delle lesioni gravi a livello di organi e tessuti. Possiamo anche dire che ci sono degli agenti biologici che possono determinare il tumore. Gli agenti biologici sono i virus, per esempio la malattia, l'AIDS, può determinare anche dei tumori durante così l'evoluzione della malattia, come il sarcoma di Kaposi, una di queste. Ci sono per esempio i virus che colpiscono il fegato, il virus dell'epatite C, che può determinare una proliferazione anomala nel tempo della cellula fino a dare origine al carcinoma epatico, e questi sono solo alcuni esempi. Poi possiamo parlare, ecco, per andare un attimino sui luoghi di lavoro, a dire qualcosa su quelli che sono stati, a livello proprio della storia della medicina del lavoro, i principali agenti carcinogenetici. Per esempio l'asbesto o amianto, che veniva utilizzato per coibentare le superfici. Quando veniva lavorato si sprigionavano delle polveri sottili che raggiungevano le vie respiratorie, quelle più periferiche, dando luogo a un tumore molto caratteristico nell'eziologia, che è il mesotelioma plerico. Però voglio dire una cosa: se una persona ha una cattiva abitudine di vita, quindi per esempio un fumatore, si trova a lavorare, quindi esposto a una sostanza X, questa diventa la crescita e anche il rischio del tumore diventa esponenziale. Faccio un esempio: poniamo X il rischio sigaretta, Y l'amianto, non ci sarà X più Y, ma ci sarà X per Y esponenziale, quindi il rischio di incorrere in una malattia tumorale è inevitabile. Ogni giorno in Italia si scoprono circa 1000 nuovi casi di cancro. Si stima che in Italia nel corso dell'anno vi siano circa 365.000 nuove diagnosi di tumore, delle quali nel 52% dei casi gli individui colpiti sono uomini, mentre nel 48% donne. Il tumore in assoluto,
più diffuso è quello della mammella, seguito dal tumore del colon retto, del polmone e della prostata. Negli ultimi anni i casi di mortalità sono in netto declino, questo grazie alla sensibilizzazione verso la prevenzione e lo screening. Lo screening rientra nella cosiddetta prevenzione secondaria e mira ad individuare la malattia quando è ancora curabile, quando il tumore è quindi circoscritto a una ristretta area dell'organismo e il più delle volte non dà sintomi. Fattore importante nella diagnosi di un tumore è la stadiazione. Grazie ad essa è infatti possibile formulare una prognosi e stabilire quale tipo di trattamento è più adatto a quel paziente. Le cellule tumorali hanno un comportamento molto diverso dalle cellule sane. Crescono e si moltiplicano in maniera disordinata e non vanno incontro a morte come dovrebbero. Lo stadio di un tumore è diverso dal suo grado. Mentre il primo indica infatti quanto è grande un tumore e quanto è diffuso nell'organismo, il secondo indica quanto le cellule tumorali differiscono dalle cellule sane. Tanto più il grado è alto, tanto più le cellule differiranno da quelle sane e saranno quindi destinate a crescere e diffondersi velocemente nell'organismo. Parlando di metodi curativi, se un tumore è ad esempio localizzato in una sede ed è di piccole dimensioni, un trattamento locale come la chirurgia o la radioterapia può risultare curativo. Nei casi in cui invece il tumore è diffuso in più aree del corpo, servirà un trattamento i cui effetti agiranno su tutto l'organismo, come la chemioterapia, la terapia ormonale o i diversi trattamenti farmacologici disponibili. Ci sono tuttavia alcuni comportamenti indicati che potrebbero aiutare a prevenire lo sviluppo di un cancro. Nella prevenzione primaria un ruolo fondamentale è svolto dall'alimentazione. Ne parliamo con il dottor Paolo Ricotta, pediatra e nutrizionista. Buongiorno dottore, ormai tutti sanno quanto è importante adottare stili di vita salutari per ridurre il rischio di sviluppare un cancro. Quali alimenti sono quindi ritenuti cancerogeni e quali invece sono utili per ridurre il rischio di sviluppare un cancro? Alimenti che favoriscono l'insorgere dei tumori e alimenti che limitano l'insorgenza dei tumori. Tra i primi posso ricordare le proteine animali che hanno un effetto anabolizzante, quindi sono dei fattori di crescita, quindi le carni non vanno usate in quantità esagerata. Poi c'è un eccesso di alimenti di origine industriale che sono trattati con coloranti, conservanti, aromatizzanti. Anche tutte queste sostanze tendono a depositarsi nell'organismo umano e tendono con uno stato di tossicità a favorire lo sviluppo dei tumori. E poi le condizioni dismetaboliche che si osservano di frequente nell'infanzia, nell'adolescenza e anche nell'età adulta, che sono quelle da eccesso alimentare, quindi le condizioni di obesità e di sovrappeso, che possono predisporre, oltre all'insorgere di malattie cardiovascolari, anche all'insorgere di malattie tumorali. Fattori che invece limitano la comparsa dei tumori sono una dieta equilibrata in cui sono presenti tutte le sostanze necessarie a una buona funzione dell'organismo, quindi carboidrati, grassi, una piccola quota di proteine, vitamine della frutta e delle verdure. Ci sono degli alimenti in particolare come le crucifere o brassicacee, rappresentate da quella famiglia di piante come la verza, il cavolo cappuccio, i broccoli, i broccoletti, la rucola, il broccolo romano e il cavolfiore, contengono una sostanza che ha un'azione antitumorale. Poi ci sono i funghi che contengono selenio, che ha lo stesso un'azione antitumorale, e poi tutte le vitamine prese in quantità idonee e da alimenti naturali hanno un'azione di protezione nei confronti dell'organismo. Nei casi invece di malati oncologici bisogna limitare drasticamente l'uso delle proteine che possono aggravare e velocizzare lo sviluppo del tumore. Per rendere il cancro sempre più curabile, la ricerca oncologica si sta concentrando sui metodi da adottare quando la malattia è già comparsa, ma anche prima che essa compaia. La ricerca scientifica è una delle protagoniste principali della lotta quotidiana di medici e ricercatori per sconfiggere il cancro e in essa sono riposte le speranze di migliaia di pazienti.